se subisce su questi incontri in Italia, lei non ritiene di dover chiarire, visto che grazie. Se ne parla da settimane? Grazie, è stato ampiamente già chiarito, grazie. Io ho scritto al nuovo presidente del Copasir chiedendo al Copasir di aprire su questo una indagine. Buonasera, possiamo solo chiedergli se su questa questione di Bija di cui si parla... Solo se subisce su questi incontri in Italia, lei non ritiene di dover chiarire, visto che grazie. Se ne parla da settimane? Grazie, è stato ampiamente già chiarito, grazie. È stato chiarito, insomma, gli inviti erano del Viminale, no? Io ho scritto al nuovo presidente del Copasir chiedendo al Copasir di aprire su questo una indagine per capire se i nostri servizi fossero a conoscenza e come hanno operato. Voglio dare per scontato che Gentiloni, che aveva la delega ai servizi in quel momento, e Minniti, che era ministro degli interni, non sapessero. Ragione in più per fare chiarezza, perché se qualcuno negli apparati dello Stato ha agito fuori dal mandato politico è una cosa di un'enorme gravità. È chiaro che anch'io al posto di Gentiloni e Minniti direi qualcosa su questo. È una vicenda che dovrà essere chiarita, ma francamente alla quale non so aggiungere niente, nel senso che non era il corrente all'epoca, appunto, che fosse incontrato l'incontro col trafficante a Roma. A Roma, la Guardia Costiera a Roma e al CARA di Mineo, insomma, con funzionari del Ministero dell'Interno. Francamente non ero al corrente, no. Fatto grave. Intanto bisogna vedere se questo fatto sia... Ci sono le foto. Si tratta di capire anche in quale dinamica, in quale contesto questa cosa sia svolta. Che il fatto sia più o meno grave dipende anche da quali sono i presupposti di questo fatto. Che questa figura sia potuta entrare nel nostro paese, invitata dal nostro governo, visitare il campo di Mineo, entrare nella sede centrale della Guardia Costiera, è questione del tutto incomprensibile, perché è incomprensibile e inaccettabile che qualcuno non lo sapesse. Se invece lo sapevano, ci devono spiegare perché l'hanno invitata. Chiediamo che le istituzioni attuali facciano luce su una vicenda francamente che non fa ancora una volta onore al nostro paese. Conferma ancora una volta quanto la cosiddetta Guardia Costiera Libica sia in realtà un'istituzione che di giorno indossa la divisa della Guardia Costiera e di notte quella dei trafficanti. Gli accordi con la Libia vanno rinnovati oppure no? Veramente chiarito e spetta al governo, grazie mille. Però, onorevole, l'invito era del Viminale, lo dice anche Bija stesso. Non è un motivo in più per iniziare a ripensare anche agli accordi sulla Libia, visto che appunto quelli da lì nascono questo, anche da questo tipo di incontri? Io questo penso che sia necessario a prescindere, nel senso che già quando si sono pensate a delle forme di cooperazione si sapeva che si agiva in un contesto nel quale gli standard andavano progressivamente elevati, e quindi io penso che questo non è una conseguenza di questa vicenda. Per me quegli accordi vanno cancellati. Se noi vogliamo davvero interloquire col governo Serraci, abbiamo il dovere di farlo avendo garanzie vere sul rispetto dei diritti umani. Garanzie vere vuol dire che non può essere il governo Serraci a gestire i campi, anzi quelli che sono lager e che ovviamente non possono continuare ad essere tali. Non può esistere una guardia costiera libica a cui viene affidato il compito di pattugliare il mare, non può esistere una gestione di questa natura, quindi quegli accordi così come sono vanno stracciati. Il piano che Minniti mise in atto per la Libia era un piano che prevedeva
l'innesto iniziale dell'attività delle agenzie dell'ONU nei campi di detenzione libica. Questo utilizzo delle agenzie dell'ONU sarebbe dovuto diventare permanente ed esteso a tutti quei campi. Questo non è avvenuto perché il mandato di Minniti si è interrotto, ma questo avrebbe prima di tutto determinato la salvezza delle persone che lì sono detenute e in più avrebbe eliminato alla radice la critica che lei fa, perché evidentemente se sottraiamo ai trafficanti quei campi abbiamo fatto una bella cosa. Gli accordi sono sbagliati, sono inaccettabili, sono accordi con un paese che non solo non è in grado di garantire ma che non garantisce i diritti fondamentali delle persone, e dunque quegli accordi vanno cancellati. Per quello che mi riguarda, lo dico fin da ora, se non dovesse esserci su questo una netta discontinuità, il mio voto su questo sarà difforme anche da quello indicato dall'eventuale maggioranza.